Buonasera, mister Marcolinditti, signore mia Calcio News. Una bella Juventus, finalmente è tornata alla vittoria senza subire gol. Due gol ha ipotecato questa finale. È difficile dire che ha ipotecato, o bisogna aspettare ancora per vedere una Juventus al top contro la Fiorentina. Ecco, due elementi molto importanti per stabilire se la Juve c'è, è ritornata. Grazie. Ma è praticato no, perché ci abbiamo giocato la partita di ritorno. Una volta 3-0 andavo a Milano, si passa di gol, quindi facciamo un passettino alla volta. Stasera è stata una bella partita, avevamo l'obiettivo di tornare alla vittoria, ma soprattutto perché è una competizione diversa. Ora da domani dobbiamo pensare a sistemare il campionato, abbiamo un mese per cercare di sistemare il campionato. Quindi Fiorentina. è una squadra forte, è una squadra che domani sera per giocare l'Atalanta. Sono tutte partite difficili da quella fine del campionato perché comunque sono scontri diretti e abbiamo bisogno di punti, soprattutto tornare alla vittoria in campionato in casa. Quindi ci prepareremo con calma. Stasera è stata una bella vittoria voluta dai ragazzi e ho fatto veramente una buona partita. Grazie. Buonasera, Alessandra Maggiora, Sport. Quanto ha dovuto e come ha lavorato sulla paura della squadra che in parte si è vista nel primo tempo, anche in quell'occasione del rigore dato o non dato, fino a poi a quando si è sbloccato nel secondo tempo. Ma la squadra non aveva paura, è normale che in questi momenti qui il senso di responsabilità che dobbiamo avere, ragazzi, è di molto grande. Il primo tempo abbiamo fatto fino a rigore, soprattutto abbiamo fatto una buona partita, ma più che il primo tempo abbiamo concesso poco e niente, abbiamo sbagliato qualche passaggio dall'ultimo passaggio, poi al secondo tempo abbiamo fatto meglio perché comunque abbiamo corso di più verso la loro porta e ragazzi sono stati bravi. Soprattutto c'è stata una grande coesione di squadra a livello difensivo. Buonasera, mister. Volevo chiederle quanto vi galvanizza a livello di galvanizzerà a livello psicologico e morale il fatto che abbiano segnato Vlahovic e Chiesa nella medesima partita per quanto riguarda le partite successive. Grazie. Questa vittoria ci deve dare fiducia perché comunque venivamo da un periodo difficile, quindi era legata a un obiettivo della Coppa Italia e abbiamo giocato il primo match, il secondo sarà a Roma, non sarà facile. Per quanto riguarda Vlahovic e Chiesa, sono due attaccanti, hanno fatto una buona partita e di questo siamo tutti contenti, ma come siamo contenti di tutto il resto della squadra, anche chi è entrato e direi ha fatto bene. Buonasera Marco Bottuto Sport, volevo chiederle se secondo lei questo è stato il miglior Vlahovic dell'anno come partita, gol a parte, è stato un gran gol, e poi se Ilic in questa occasione quando è entrato effettivamente. Io credo che parlare dei singoli stasera non abbia senso, perché la squadra ha dato una risposta importante. Soprattutto, credo che Vlahovic stasera la cosa migliore che ha fatto è quando ha fatto 70 metri al contrario a recuperare una palla all'interno dell'area. Questi sono segnali importanti di una squadra che comunque fino ad ora, nonostante l'ultimo periodo dove sono mancati i risultati, a livello di impegno non è mai mancata. Ora però abbiamo una responsabilità importante, quella di cercare di centrare l'obiettivo della finale Coppa Italia e soprattutto di centrare quello che è l'obiettivo principale della Juventus quest'anno, a giocare la Champions l'anno prossimo. Mister, buonasera, Augusto Ciccione con TV. Le volevo chiedere, nella gara di sabato, la Lazio sembrava fisicamente più pronta, ecco, di voi nel giocare quella partita e poi è riuscita a portare a casa l'ultimo minuto. Nel primo tempo, dopo i primi 10 minuti, la partita a me sembrava essere simile. Però poi inizia la ripresa e voi cambiate. C'è stato, secondo me, ecco, non so che cosa vi siete detti, avete alzato il ritmo, magari abbiamo fatto qualche accorgimento, cosa è successo e cosa vi siete detti nel secondo tempo e se ha visto magari un calo dal punto di vista dell'intensità della Lazio, perché siete magicamente, ecco, sembrati veramente superiori come ripresa. No, diciamo che abbiamo allungato un pochino le traiettorie di passaggio, abbiamo attaccato un po' più la linea di difensiva loro e questo è soprattutto per le qualità e caratteristiche di questi attaccanti. Però la Lazio comunque è una squadra pericolosa perché ha tecnica e solo facendo una difesa del genere li poteva puntare. Buonasera,
Buonasera mister, seguendo io la TV, io ho negli occhi lo scatto di Danilo al 92esimo che prova a raggiungere di fatto un pallone servito da, da Ken. Volevo chiederle, nella sua idea, quanto la sua crescita fisica in questo momento? Grazie. Stasera, per dire, a Roma abbiamo sbagliato sul gol, un gol evitabile a Roma sabato, e abbiamo fatto 3-4 errori dalla gestione alla palla fino a un del cross. Stasera questo si vedeva, si percepiva che non accadesse, perché comunque la squadra era attenta, era tutti i contrasti, diciamo, l'abbiamo portati a casa, invece di mancare lo sabato a Roma abbiamo perso molti contrasti. Francesco Rogino, agenziale. Qual è lo spunto che prende da questa serata? Non so, magari l'intensità, la cattiveria, la lucidità degli attaccanti sotto porta. Lo spunto che spunto, diciamo, conferma che ho una squadra comunque che sa prendere le proprie responsabilità anche in un momento difficile come questo, e quindi ora bisogna, non bisogna esaltarsi, perché non abbiamo fatto niente, non abbiamo né conquistato la finale Coppa Italia e né abbiamo conquistato la Champions. Abbiamo gli obiettivi aperti e quindi un passetto alla volta per arrivare agli obiettivi finali. Antonio Parino, Radio Bianconera. Ti voglio chiedere se ti trova d'accordo la decisione di togliere il rigore alla Juventus. Si rispettano le regole, questo lo sappiamo, però cosa hai continuato a chiedere magari al quarto uomo? Ti abbiamo visto in una fase un po' accesa in quel frangente. No, stavo solo parlando col quarto uomo, niente di che. Noi rispettiamo gli arbitri, il VAR, le decisioni, anche perché non si possono cambiare, quindi vanno accettati con serenità, anche perché ti possono creare nervosismo e quindi perdere concentrazione su quello, il focus di quello che è la partita. Salve mister, Andrea Castellano, Lazio.it. Io volevo chiedere, oggi è partito subito con la difesa a 3, mentre sabato aveva iniziato a 4 per poi spostarsi. Ha pensato proprio visto il pressing alto della Lazio sabato scorso, e soprattutto se vede già una Lazio di Tudor diversa rispetto a quella che ha affrontato l'anno scorso con Sarri e anche all'andata di quest'anno in campionato con Sarri, insomma, se secondo lei la Lazio è già diversa, si può dire ancora qualcosa in questo campionato? Ma sicuramente può dire qualcosa, perché la Lazio è una buona squadra, lo dimostra il fatto che l'anno scorso sono arrivati secondi e ancora in semifinale di Coppa Italia con noi, è una squadra che comunque tutto sta cambiando, soprattutto nella fase di pressione avanti, hanno molta pressione che la deve portare in gioco. Ultima. Manuele Gamba, Repubblica. Vedete se avevi la sensazione, sempre la sensazione che questa partita potesse essere in qualche modo decisiva anche per te, per il tuo destino. E se questa vittoria è sufficiente per dire che la crisi alle spalle, si aspetti, ci bisogna ancora di altri scopi. Ma c'è solo bisogno di... abbiamo gli obiettivi ancora aperti, molto più semplici di quello che sembra. Stiamo lottando per arrivare in finale Coppa Italia. E stiamo lottando per raggiungere uno dei primi 4 posti in Champions, quello che la società di Mister Chavarri chiede. Poi il 25 maggio, se saremo fuori dai primi 4 posti e se saremo fuori dalla finale Coppa Italia, vuol dire che abbiamo fatto sicuramente una stagione in un'altezza, però noi metteremo tutto l'impegno possibile per arrivare ai primi 4 posti e metteremo tutto l'impegno possibile per arrivare in fondo. Nel calcio succedono anche queste cose, sono momenti di difficoltà, però la squadra ha reagito molto bene con un grande senso di responsabilità. Come? Urbano, se percepivi questa partita per te? No, assolutamente, anche perché credo che ormai sono alla non so quanti annate il fatto di l'allenatore è valutato per i risultati, quindi in conseguenza bisogna cercare di fare quelli. Poi c'è un momento in cui non si fanno, giustamente il primo che va, diciamo, sulla graticola è l'allenatore, ma questo fa parte del nostro lavoro, è il bello e il brutto del nostro lavoro. Ecco perché esaltarci quando vinciamo non serve a niente, le vittorie servono a dar fiducia, a continuare a lavorare per cercare di migliorare.